Match clou per la 27esima giornata di eccellenza direttamente dal Petruzzi di Città Sant'Angelo. Angolana e L'Aquila si trovano l'una davanti all'altra per provare rispettivamente a riaprire o a chiudere definitivamente la corsa al primo posto, con il Giulianova spettatore particolarmente interessato della gara. Campo nettamente appesantito dalla pioggia copiosa di questa domenica di fine febbraio, con i valori tecnici che lasciano almeno parzialmente spazio a quelli agonistici, viste appunto le condizioni del manto. Pronti via, intorno all'ottavo minuto si rende pericolosissima l'angolana, palla dentro di Gobbo per Pendenza che di prima intenzione si divora il centro dell'1-0 davanti al portiere ospite. Sul calcio di punizione si rende quindi pericoloso Cichella, anche se la sua conclusione è facile preda di Mascolo centralmente, quindi ancora un piazzato vede il colpo di testa di Montiel andare di pochissimo alto rispetto ai pali aquilani. Gli uomini di Mister Miani si fanno vedere ancora con una bella azione tutta sulla fascia sinistra, pallone messo in mezzo da Gobbo col mancino ed uscita spericolata, oltre che efficace, da parte di Mascolo. L'Aquila è poco presente in area di rigore angolana nel primo tempo, ma quando lo fa spaventa i locali. Piazzato di Massetti sul quale sbuca la testa di Corticchia che manda fuori di pochissimo davanti a Colantonio. Per il primo tempo non c'è altro da notare e siamo già nella ripresa con l'Aquila più sul pezzo. Calcio di punizione di Massetti subito e sfera che termina a lato rispetto ai pali angolani. Il Dragone ha però modo di protestare pesantemente poco dopo quando, su palleggio verso il centro dell'area di rigore di Gobbo, Sciba tocca involontariamente con un braccio. Per il signor Lupinski di Albano Laziale è tutto regolare e non c'è dunque l'assegnazione del penalty a favore proprio dell'angolana. L'Aquila si affida così ai suoi uomini più talentuosi ed una convergenza verso il centro di Marchionni vede la sua conclusione con il destro uscire di poco lateralmente. Quindi il pressing degli ospiti rischia di concretizzarsi al 31esimo, quando Sciba vola in cielo per colpire di testa e soltanto la traversa salva l'angolana con Colantonio sostanzialmente battuto. Sul corner che fa seguito all'occasione dei rossoblù arriva finalmente il centro del vantaggio proprio per l'Aquila grazie alla bella conclusione da fuori di Sarrizzu. Il suo sinistro batte imparabilmente l'estremo di casa e la festa per gli uomini di Epifani può così iniziare sotto la folta rappresentanza ospite. C'è spazio ancora per due disperati tentativi dell'angolana di riprendere la gara con Mascolo che si oppone per due volte in occasioni fotocopia firmate da Tommaselli. Non succede più nulla negli ultimissimi minuti di match e dal triplice fischio finale l'Aquila festeggia un clamoroso più 10 rispetto al Giulianova e più 13 rispetto all'angolana, chiudendo sostanzialmente i giochi per il primo posto in questa eccellenza e lasciandosi andare ai festeggiamenti sotto lo spicchio di Petruzzi invaso dai propri tifosi. Ma diciamo che sì, è vero, abbiamo fatto un buon primo tempo, forse il secondo tempo, anzi togliamo il forse, hanno fatto qualcosa più loro e poi abbiamo avuto un'occasione con Tomaselli il secondo tempo, ci poteva stare sullo 0-0 anche un calcio di rigore con Sciba ha preso la palla di mano, adesso vorrei rivederla, mi hanno detto che era dentro l'aria, adesso da lontano ho visto che era mano ma non so in che posizione. Sì, c'è rammarico perché la partita comunque era una partita importante sia per noi che per loro, era una partita equilibrata, poteva finire 0-0, poi c'è stato quell'episodio del gol e poi la partita si è incanalata purtroppo verso la vittoria dell'Aquila. E il campionato è lungo assolutamente, anche perché per noi la posizione playoff è importante, non dobbiamo assolutamente dobbiamo stare attaccati, anche perché domenica abbiamo un altro scontro diretto a Giulianova, quindi dobbiamo essere concentrati, non farci demoralizzare da questa sconfitta e niente, guardare avanti e iniziare da martedì. Sì, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra, secondo me, la migliore di questo campionato, perché sta facendo veramente grandi cose, quindi bisogna fare complimenti a loro. Quindi vincere qua non era semplice assolutamente e tra l'altro ci si è messo anche la giornata in questa maniera con la pioggia, dove noi non siamo poco abituati a giocare sui campi in erba e tra l'altro anche un pochettino bagnati e quindi ha ancora più valore questa vittoria, perché vincere contro l'angolana qui in casa loro in questa maniera, lottando e facendo la partita con grande umiltà, con grande determinazione e facendo tutto quello che abbiamo preparato nei dettagli, vuol dire che questa è una squadra forte che ha grande umiltà alla base, quindi quando sei umile e sei anche forte diventa difficile per le altre. Guarda, noi dobbiamo pensare a domenica prossima alla Adriatica in casa, cercare di vincere. E il nostro obiettivo adesso primario è arrivare alla Serie D con il meno tempo possibile e quindi dobbiamo continuare a ragionare come abbiamo fatto fino ad oggi, partita dopo partita. E adesso ci godiamo questo momento perché abbiamo un bel bottino di vantaggio, ma non dobbiamo abbassare assolutamente l'asticella. Domenica abbiamo una partita importante in casa che dobbiamo vincere
perché poi più ci avviciniamo al traguardo e più dobbiamo avere determinazione e umiltà di andarcela a prendere il prima possibile.